riflettere questo giorno, cioè, sul 68, sul movimento degli studenti della scuola media in provincia. Cioè, a Biella avevamo messo su il movimento studentesco, gruppi di studio a settembre, letture dei documenti del maggio francese, e avevamo deciso che la scuola così com'era non funzionava, andava cambiata. Da dove prendevamo questo senso di poter agire? Era nelle nostre possibilità cambiare il mondo, no? Da dove nasceva questo senso di poter fare? Cos'è che manca? Credo che ci sia un senso di individualismo, ma proprio di modo di vita. Il Covid, da questo punto di vista, è stato una sperimentazione sociale, cioè la smart work, geniale. Non ormai la gente sta da sola, ha relazioni virtuali, comunica su Facebook. Facebook no. No, su Twitter, su Instagram, non lo so. Ma è quasi, la socialità si è persa. Sì, ma non si vuole neanche recuperare, forse. Non c'è il bisogno. Beh, oddio, come chi? Adesso parlo per Torino, però negli ultimi giorni, cioè in questo momento ci sono 16 scuole occupate a Torino. 16 istituti superiori. Sì, anche a Milano. Sì, ho sentito, però la situazione che conosco di più è una delle rivendicazioni, è proprio non abbiamo spazi di socialità, non possiamo neanche fare l'intervallo a scuola, ci hanno ridotto al minimo le interazioni sociali, riprendiamoci gli spazi. E questa era è una delle più grandi rivendicazioni. Stavo per dire la stessa cosa, ho provato a parlare con alcuni ragazzi universitari dicendogli beh, ma allora occupiamo anche l'università. No, a me non l'hai detto. Io vado all'università, non vado neanche, seguo le lezioni da casa. È più comodo. Se serve vado soltanto a dare l'esame, ma a volte non serve neanche quello. Cioè non lo sento come uno spazio mio, uno spazio... Sono deserte. Sarebbe interessante sapere. Dopo fare un'inchiesta adesso sui giovani post-Covid. Ma tra l'altro tipo con questa storia della scuola lavoro... Però è interessante quello che dice che magari la situazione Covid ha sviluppato una richiesta di maggior socialità. Più. Però uno dei fenomeni del, secondo me, post-Covid più interessanti nel mondo del lavoro sono tutti i quitters, diciamo, c'è tutto questo fenomeno che non so se è un fenomeno di nicchia, però se non altro in controtendenza, di tante persone che lasciano le grandi aziende, no? E un altro fenomeno interessante, anche questo marginale, ma interessante proprio perché segnala una tendenza, cioè sono i city quitters, no? Il secolo urbano, abbiamo sparato il 50% della popolazione urbana, e negli ultimi due anni la gente dice, ma forse sai che la città non è neanche così interessante, che non è una cosa molto collegata al mondo del lavoro, perché in fondo... La città è quella che dà più chance. Nasce. Certo. Perché non dobbiamo vivere in mezzo alla natura? Soprattutto se posso lavorare da casa. Certo, quindi c'è tutto il fenomeno, no? dei borghi o dei posti sperduti che offrono opportunità nuove, certo, ai remote workers. Si stanno ripopolando delle aree, cioè south working, però questi fenomeni qua in realtà ci fanno, c'è il tema. Io sono ho chiuso un contratto a tempo indeterminato per rimanere partita IVA, sono sicuramente l'effetto del self-entrepreneurship, della logica, della retorica dell'autoimprenditorialità di Mutrice non riverista, perché questo c'è. Però è anche vero che c'è un orizzonte valoriale differente che le persone utilizzano, insomma, me non sono solo 18enni, 20enni, e non ha molto a che fare col tema della socialità e dell'integrazione sociale, anzi, forse ti permette più di vivere di una dimensione ricca di socialità il fatto di essere autonomo, indipendente. Cioè, oggi le situazioni, le opportunità lavorative come dipendente... Non so cosa ti diano in termini di gratificazione, di anche realizzazione. Infatti questo è, ma anche di svalorizzazione del lavoro, la remunerazione è diventata talmente bassa. Ci sei proprio il gioco è questo. Veramente vado a coltivare. No, se il gioco è diventare tutti imprenditori di se stessi. Ma sta succedendo davvero alla fine. No, però dico, mi metto veramente a quel punto di dire, non sono proprio cretino, mi metto nel mercato e uso la testa e... Secondo me comunque rimane alienante, cioè... Non lo so, però non idealizzerei oggi come oggi il lavoro... Cioè, è chiaro che il welfare, le tutele che sono state guadagnate in tanti anni di lotte sono sacrosante,
Ma detto questo, non idealizzerei il lavoro dipendente in quanto tale, perché lo scenario che c'è oggi è appunto dal punto di vista economico, ma anche la pensione. Magari tu fai tutto un percorso di un certo tipo per poi arrivare a una pensione ridicola. E magari è tutto un po' più flessibile. Io devo dire che una scelta che ho fatto è dire ok, che effettivamente può essere, che non, però non penso una scelta né alienante né sociale, e la vedo tante persone a farla, soprattutto in questi anni, che dicono io preferisco non lavorare in una grande impresa che mi fa lavorare tanto, o non essere tutelato, perché? Perché voglio riappropriarmi del mio tempo, perché preferisco guadagnare meno, ma risponde come quelli in campagna, però non mi sembra una scelta né sociale né alienata, né una scelta adolescenziale, mi sembra una scelta rischiosa, una scelta che però che magari, come dire, può, qualcuno può viverla come una exit da alcuni tipi di scontri, battaglie, però al contempo, cioè, di amici che sono andati a vivere in montagna, che hanno fatto il co-working in montagna, che convivono, che hanno fatto... sono esperienze marginali, però sintomatiche di un tentativo che magari in altri anni, in altre epoche, ha visto, c'era chi andava a Pune a fare nell'ashram, forse erano più velleitari che il laboratorio creativo che crea il co-working a Bali o la borgata della Valsusa sperduta che la rimette su. Nel senso che secondo me bisogna anche aggiornare un po' i modelli di riferimento. Questa cosa del Covid anche ci fa pensare a nuove possibilità in cui il tema non è avere più... il tema è riapprocarsi il proprio tempo, poi alla fine. Che riprende in chiave nuova... Riprende il valore. Ti prendo come avesse esponente del... lavorare con lentezza. Infatti la questione che si pone, adesso stiamo facendo... cercando con Cristina, stiamo mettendo giù una raccoglie un po' di dati eccetera a partire dall'America, dagli Stati Uniti, che a novembre negli Stati Uniti c'è stato questo fenomeno di più di 5 milioni e mezzo di persone che hanno lasciato questi del World Residential. Goldman Sachs ha fatto un report 5 molto preoccupante, 5 milioni e mezzo, ma no. Ha fatto un report molto preoccupante sulla rigidità dell'offerta di lavoro, cioè che le imprese non riescono più a trovare persone. Allora, devo dire che poi in realtà, se tu puoi vedere bene i dati, io che sono un economista poi guardo i dati, 3 milioni e mezzo sono persone che sono prossime alla pensione. È una cosa diversa invece dall'Italia e dall'Europa, dove invece le persone che fanno lo quitting sono persone più giovani rispetto a quelle anziane, no? Mentre in America c'è il rapporto inverso. Poi in America c'è un'abitudine al fatto che tu cambi molto spesso il posto di lavoro, quindi il quitting è sempre stato una caratteristica. C'è stato questo aumento, il punto tale che c'è stato questo a dicembre, questo report della Goldman Sachs, che diceva insomma questo è un problema perché le imprese si lamentano che c'è una rigidità. Dal mio punto di vista, cioè, si è sempre parlato di domanda di lavoro, che deve essere flessibile, è disponibile, disposta a lavorare a bassi salari, precari, eccetera. E adesso invece, se c'è qualcosa che va a incidere sull'offerta di lavoro, inizia a pensare all'offerta di lavoro. Allora, che tipo di lavoro? Che tipo di lavoro positivo? Ormai è 1:01, mi sembra un orario molto bello per chiudere. Vuoi dire un'ultima frase da ricordare? Che posso dire? Sono molto contento di questa discussione, mi avete dato tutta una serie di input, perché non si smette mai di imparare. No, io no. Certo, il confronto... Non è che lo dici così. No. I tempi non sono dei migliori. No. Però credo che non valga più il detto che valeva una volta. Che per scaramanzia ogni tanto diciamo noi, quando facciamo le questioni sulla precarietà, le lotte sulla precarietà, ho detto... Quando si raggiunge un punto più basso, il tempo dice, non resta che risalire. C'è la versione negativa che dice, quando arrivi sul punto più basso, prendi la pala e scava. No. Oggi credo che se fino adesso, quando sono sempre arrivati al punto più basso, negli ultimi anni si è preso la pala e si è scavato. Ma forse adesso abbiamo smesso di scavare. Buttiamo via la scala, prendiamo il piccone e iniziamo a risalire. Non dico la falce. Siamo tutti alpinisti.
dovevo dire il martello. Invece che tu dovevo dire il martello. Ma era il piccone, quello degli io mi piace andare in montagna, quindi il piccone non ti piace. Bella confusione.